Buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa che torna dopo eh, la pausa di ieri dovuta alle festività, alla festività del primo di maggio, siamo in diretta alle 7.30 e tra poco sfoglieremo i tre quotidiani che come sempre eh, abbiamo sul nostro touchscreen, ovvero il Carlino, il Corriere e il Messaggero. Allora cominciamo però subito dal Santo di oggi e poi le previsioni del tempo, oggi sono due Apostoli, Santi Filippo e Giacomo, il Sole è sorto alle 5.56 e tramonterà alle 20.14 minuti. vediamo. Adesso il tempo con le previsioni per la giornata odierna e eh, domani e dopodomani. Per oggi avremo cielo eh, durante la mattinata ancora nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, mentre eh, sereno, poco nuvoloso altrove. Qualche precipitazione sarà possibile nel sud centro-sud delle Marche. Per la giornata di domani, mercoledì ancora cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci temporali sparsi. Però attenzione: soprattutto durante la notte e. Al primo mattino, quindi questa notte, quella che arriverà, eh, ci sarà una, un peggioramento che forse rimarrà ancora per la mattinata di domani, poi i fenomeni andranno ad esaurirsi completamente, infatti, giovedì avremo una giornata con cielo sereno o poco nuvolosa. Cominciamo a leggere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico. Questa è la prima pagina del giornale che. Come fanno anche gli altri tre quotidiani, eh, mette in evidenza le condizioni di salute del giovane di Marotta di 28 anni Andrea Pierella, eh, condizioni che sono ancora molto gravi eh, dopo un incidente che è avvenuto in Via Sole all'incrocio con Via Valcesano nell'abitato di Marotta e scrive il eh, Corriere Adriatico che la vita appunto di eh, Andrea Pierella è sospesa tra la vita e la morte, il giovane che lavora come operaio da diversi anni in una ditta di Bellocchi a Fano è stato sottoposto ieri ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Torrette di Ancona dove è stato trasportato d'urgenza sabato dopo l'incidente e a centropagina eh, altre notizie, in fondo invece eh, l'emozione in casa Ferri a Pesaro. Dicono: eh, incontreremo finalmente il Papa dopo eh, 21 telefonate che sono intercorse, intercorse tra loro, eh, è arrivato finalmente il momento. Lo faranno il, la prossima domenica, 8 maggio, in Vaticano. Lo vedremo tra un attimo. Poi lo sport, sempre sulla prima pagina del Corriere, con. Le due notizie che riguardano il FAN e la VIS eh, l'uno è al secondo posto, il FAN è al secondo posto, la VIS invece è eh, salva, dunque il Fano che batte il Matelica ed ora affronterà i play-off dalla eh, privilegiata posizione di seconda in classifica, sorride anche la Vispesaro che pareggia a Giulianova e si guadagna una salvezza che ad un certo punto del campionato sembrava davvero eh, difficile. Dicevamo della gioia, della eh, felicità, eh, pur nel dolore della famiglia eh, Ferri. Si avvera un sogno, incontreremo il Papa Michele Ferri e la signora Rosalba in udienza da Francesco. Sarà un'emozione incredibile tra la famiglia del benzinaio assassinato e Bergoglio. Sono già intercorse, dicevo 21 telefonate. Domenica l'abbraccio privato e anticipa la signora. Chiederemo che ci aiuti a vivere nel dolore. E dolore anche per la morte di questa giovane donna di 34 anni. Addio a Laura, la giovane mamma coraggio, pensate, lei ha voluto portare a, a fino in fondo la sua gravidanza, sapeva che avrebbe rischiato eh, grosso, eh, lei è malata di SLA, la bambina eh, però eh, lei ha detto io voglio eh, andare avanti, ha sospeso le cure, ha deciso di far nascere Alessia e dunque eh, la bimba è nata, lei invece è morta, una storia la storia di una santa dei nostri giorni, potremmo dire così, che ci ricorda moltissimo Gianna Beretta Molla, di cui abbiamo parlato il 28 di aprile e che è stata proclamata santa nel 2004, una storia eh, simile a tante altre storie, storie eh, straordinarie di fede. Si denude e corre per le vie del paese di Tavuglia, fermato dai carabinieri un trentenne con problemi psichici, il blitz nudista prima della processione. La pagina di eh, Fano invece del Corriere Adriatico, eccola qua: in eh, sofferenza l'occupazione femminile, segnali incoraggianti dai tirocini per uh, giovani, raddoppiati i contratti a tempo indeterminato, rinnovata l'assunzione invece di 13 vigili urbani per il periodo estivo, l'organico è calato a 50 agenti su una dotazione di 70, a breve sarà ripristinato il servizio notturno fino alle 2 finalizzato. Alla sicurezza. Sarà presto operativa anche la centrale che monitorerà. Le telecamere di Ponte Metauro anche per le infrazioni. Se la politica resta divisa sulla sanità, Fano diventerà un quartiere di Pesaro. La protesta di progetto Fano e UDC contro l'iniziativa dei eh, refer referendari che hanno consegnato l'altra sera 4.000 firme in piazza 20 settembre. Pucci, neo segretario del PD, sminuisce l'evento in piazza l ospedale, si scelga il sito e si avvino le procedure. Lui dice che alla fine eh, hanno partecipato non più di 200 eh, persone, sminuendo appunto eh, quello che invece altri avevano enfatizzato. Fumo all'asilo Manfrini, siamo sempre sulle pagine di Fano del Corriere Adriatico, ma era solo un barbecue. I vicini timorosi dei ladri chiamano il 113. Spor eh, sporcizia lasciata nella pineta invece di Ponte Metauro rilanciata e sono eh, i postumi del primo di maggio chiaramente quando parliamo di rifiuti eh, del, del, eh, sulla pineta di Ponte Metauro rilanciata la gestione della piscina Sant'Orso scaduto il termine per i ricorsi la Fanonfortune parla di eh, migliorie che verranno programmate da qui ai prossimi giorni come per esempio il rinnovamento eh, rinnovo di tutti gli arredi e delle attrezzature, sono stati ampliati gli orari del nuoto libero e spazi anche per le altre associazioni. Ancora dal eh, Corriere Adriatico, ecco le condizioni del giovane eh, di 28 anni, ecco la fotografia di Andrea eh, Pierella. Piero per gli amici che continuano a incoraggiarlo sul suo profilo Facebook dopo quel, quel terribile incidente in eh, moto. Eh, le condizioni dicevo di questo giovane restano gravissime, S confermato intanto l'arresto del 38enne che era alla guida della Yamaha, l'accusa è tentato omicidio eh, stradale. Questa è invece la frana di eh, Orciano, che ormai conosciamo bene: Orciano, un paese che si ribella, decine di messaggi per chiedere l'immediato ripristino eh, della eh, strada. Intanto il consigliere. Talè ha presentato una mozione in regione perché l'ente intervenga rapidamente per il ripristino di questa importante arteria stradale boccata d'ossigeno, serungarina eh, da circa 140.000 euro. Il sindaco eh, sulla nuova tassazione ICI eh, di Enel, la vicenda riguarda le condotte idriche legate al bacino idroelettrico di Tavernelle. Chiudiamo il Corriere Adriatico con la eh, triste vicenda di Uh, un bambino, un ragazzino che uh, è stato lasciato uh, solo con un educatore ad aspettare un secondo pullman. Mio figlio, umiliato dalla gita negata, il papà dell'alunno disabile presenta una denuncia e, appunto, accusa. Eh, che eh, il figlio è stato lasciato solo l'onorevole eh, Brignone ci eh, interroga il ministro ci troviamo davanti ad un caso di eh, discriminazione e poi c'è stato a Montebarciano invece un crollo al centro eh, sociale si staccano alcuni pannelli del eh, controsoffitto andiamo adesso su un altro giornale invece apriamo eh, il messaggero messaggero la pagina principale Ceriscioli Marche Nord più collaborazione. Il, pu il punto sui 300 giorni eh, dall'inizio da, da, dall del suo mandato. Eh, Ceriscioli parla di obiettivi tutti centrati. Sanità invece sulla sanità si prepara eh, Cesetti, si prepara a entrare. Eh, perché Ceriscioli, che ha questa delega così pesante, così importante, ha già anticipato che presto la lascerà. E, a scaldare i motori è appunto eh, Cesetti. A centropagine invece Andrea non camminerà più, il dramma di Andrea Pierella nell'incidente di Marotta ha riportato gravi lesioni alla schiena, omicidio stradale, il giudice nega la libertà all'amico, guidava la moto dopo aver assunto cocaina. E qui la fotografia di Papa Francesco nel tondo invece Mamma Rosalba che ha già detto, insomma di essere felicissima per questo incontro che avverrà eh, domenica prossima. Crolla a Durbino invece una vecchia palazzina dell'Asur, il cedimento ieri pomeriggio nel cuore del centro storico sul posto i eh, pompieri, per fortuna non ci sono stati feriti. Andiamo adesso invece subito sulla pagina di Fano del Messaggero in apertura in evidenza all'ospedale unico, maggioranza ad alta tensione al Partito Democratico. Non è andata giù la presenza del sindaco in piazza alla manifestazione dei referendari a favore della Santa Croce e lo sappiamo benissimo eh, contro l'ospedale unico e l'ingresso dei privati nella sanità. Una parte del centro-sinistra adesso vuole chiarimenti. L'annunciato confronto coinvolgerà l'intera coalizione. Gli organizzatori si preparano parano invece al bis con un corteo in programma il 15 di maggio contro il nosocomio a um, eh, Fosso Seiore. Intanto l'Udc e Progetto Fano rivolgono un appello all'insegna dell'unità politica. Fanno il picnic del primo di maggio nel parcheggio, arriva la polizia, è successo davanti all'asilo Manfrini, allertato il 113 per il vistoso falò, erano le fiamme del barbecue. Bellocchi parte la sperimentazione, traffico fluido nella prima giornata di senso unico su via Prima Strada... Un mese si farà il bilancio e dunque si capirà se mantenere o meno questa, eh, questo tipo di eh, viabilità. Adesso invece apriamo il eh, resto del Carlino, la pagina di Fano, eccola qui: Caso Lido, il comune graziato in appello, pagherà solo 7 euro invece di eh, 211 mila. L'incredibile contenzioso contrappone i solazzi e l'amministrazione. La storia inizia nel 1902, pensate, con il conte Giuliano Bracci, proprietario del eh, terreno. Nel 1902 il comune affittò i terreni del conte Bracci che poi li cedette ai Solazzi. Nel 1979 il comune smise di pagare l'affitto. Al Manfrini, anche qui eh, la notizia del barbecue ormai è psicosi su questo eh, asilo. Eh, che negli ultimi tempi è visitato spesso da, da ladri o da un ladro in particolare, eh, adesso è psicosi invece eh, perché qualunque cosa succede finisce sul giornale, anche un barbecue che comunque ha scatenato eh, il panico, scrive il Carlino, la polizia trova la grigliata al posto eh, del, del piromane. Adriano Giannini invece, andiamo sul caso dell'acido, Lucia Annibali, eh, il caso... Che è finito a livello nazionale, Adriano Giannini. Adesso si prepara un film. Adriano Giannini sarà Luca Varani, forse. Il primo ciak intanto è fissato per il 23 di maggio. Il film su Lucia Annibale si era girato in tribunale e in ospedale a Pesaro. Ultimo round, questo invece è Luca Varani, quello vero. Che rischia la conferma a vent'anni di carcere. Ultimo round è previsto il 10 di maggio in Cassazione. La difesa cerca di smontare il tentato omicidio per procure e parte civile. La condanna ed a confermare in pieno. L'avvocatessa, con la sua famiglia, sarà presente martedì in aula a Roma. Intanto l'avete vista sulla destra la foto della, della vera Lucia Annibali. Sull'ospedale invece. Eh, siamo nella pagina di Fano del Carlino, una città in ordine sparso, Santorelli contro i referendari, PD contro Seri, Chiaruccia contro Santa Croce del Vecchio. Eh, se non ci, non ci diamo obiettivi unici diventeremo un quartiere di pesaro. Dice poi sulla piscina di Salvalaia, pieno regime ma non basta, nuovo impianto in zona aeroporto. L'altra pagina, eccola qua, su, dalla, da Marotta, fuoristrada in moto all'alba, il ferito è in coma, l'arrestato dice non ricordo, forse non guidavo, insomma sono ore d'ansia per la sorte di Andrea Pierelle di 28 anni, il 38enne risultato invece positivo alla cocaina e adesso eh, in, eh, agli, ai domiciliari dopo la convalida eh, del eh, giudice. Poi baci e abbracci invece per rubare i collier, è finita l'avventura eh, di due che fingevano di conoscere le vittime per circuirle, il classico abbraccio fatale con la scusa di un saluto, di un abbraccio affettuoso, sfilavano collanine e quant'altro. I carabinieri hanno arrestato un uomo e due donne dopo un inseguimento, eh, una delle complici è incinta a bordo dell'auto della gang persino un bambino eh, di 6 eh, anni. Andiamo adesso invece, sempre sotto sull sulla pagina del, del resto del Carlino, la politica, stiamo andando verso le amministrative, in alcuni paesi come Mondolfo dove si voterà il 5 giugno, Garbatini, ecco perché ora appoggio il PD, l'ex consigliere di opposizione a Fano sceglie Silvestrini, e c'è anche Caterina Pierangeli, bisogna trovare, dice eh, la, la commercialista risorse nella, nelle capacità delle persone, al di là della partenza politica, cioè se uno è di destra oppure eh, di eh, sinistra. La regione ci ripensi su senologia, siamo sulla pagina di Urbino, c'è eh, Maretta eh, nella città ducale per la decisione di spostare senologia a Fano. La regione ci ripensi, il PD Urbinate si appella alla, a Ceriscioli, sbagliato, portarla a, a Fano. Sant'Angelo Invado invece è polemica per un busto del Duce Benito Mussolini in vendita di fronte alla targa di un partigiano ucciso. Protesta al mercatino vintage del primo maggio, indignazione dell'Ampi e dell'Arci locale. Direi che possiamo fermi fermarci qui. Soltanto due, eh, due avvisi: il primo, naturalmente, che questa sera in diretta eccezionalmente ci sarà eh, la puntata di Missione Salute. Tra l'altro, un argomento molto, molto interessante: parleremo di problemi legati al naso, alla, go alla gola, insomma. A uh, Torino, la ringoiatria, avremo uh, qua uh, il dottor Giuseppe Migliori e altri ospiti, quindi un appuntamento in diretta questa sera dopo il telegiornale. Da non perdere se volete intervenire, e fare domande, come sempre avete il nostro numero di telefono 0721 86 14 33. L'altro invece è un appuntamento, un pellegrinaggio che, come facciamo di consueto ogni anno, uh, tutti gli anni uh, a Meggiugorie. Con Televoce Cristiana partiremo il 18 di maggio. Ci sono ancora pochi posti. Pellegrinaggio dal 18 al 23 di maggio: 390 euro. Con partenza ad Ancona e il traghetto. Se volete eh, informazioni potete chiamare qui a fano tv oppure al numero verde di televoce cristiana 813 70 53. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Ci rivediamo domani mattina alle 7.30. Stasera invece c'è il Tg Occhio alla Notizia alle 20.30, arrivederci.